Regular Season NBA 2022-23 è ormai agli archivi e per 30 franchigie è già tempo di pensare al futuro. Nella prima parte delle nostre pagelle parleremo proprio di loro, analizzando 2022-23 delle squadre escluse dal torneo play-in. Cominciamo subito. Charlotte Hornets, voto 5,5. Le prime due stagioni dell'era LaMelo Ball hanno seguito lo stesso copione. Squadra divertente da vedere, ma assolutamente inadeguata a competere per i playoff. Il 2022-23 ha offerto subito due grossi alibi alla truppa del rientrante coach Steve Clifford, le vicissitudini extra parquet di Miles Bridges e gli infortuni dello stesso LaMelo Ball. Bridges, esploso nella scorsa stagione, è stato tenuto lontano dai campi dopo essere stato accusato di violenze dalla compagna. Ball è stato tormentato dai problemi alla caviglia sinistra, che lo hanno limitato a 36 apparizioni. Il 27 febbraio, una frattura all'altra caviglia lo ha messo definitivamente ai box. Senza aspettative di alcun genere, Charlotte ha eseguito alla perfezione il manuale del tanking. Giocatori come Terry Rozier e Kelly Oubre che collezionano statistiche altisonanti. Tanto spazio concesso a personaggi in cerca di riscatto, come Dennis Smith Jr. Una cozzaglia di giovani dal potenziale limitato, dai quali forse si distingue il rookie Mark Williams, cresciuto durante la stagione, e tante sconfitte, sperando in un assist della Draft Lottery. Che dall'urna esca o meno il nome di Victor Wembanyama e che Michael Jordan ceda o meno le quote di maggioranza della franchigia, è lecito aspettarsi che dell'anno prossimo, possibilmente con il roster al completo, si inizi a fare sul serio. Dallas Mavericks, voto 4. Le finali di conference raggiunte lo scorso anno avevano illuso i Mavs di essere sulla buona strada per ambire al titolo NBA. Da quel momento però è iniziata una picchiata verticale che ha portato i texani addirittura fuori dalla zona play-in. In estate è partito Jalen Brunson, che non ha voluto nemmeno negoziare con la dirigenza di Dallas e che a New York ha giocato a livelli da quasi All-Star. L'unico innesto di rilievo è stato quello di Christian Wood, che di certo non ha rimpiazzato Brunson e che sicuramente non ha migliorato la difesa dei Mavs. Nella propria metà campo, infatti, gli uomini di coach Jason Kidd sono apparsi impresentabili, ma anche l'attacco ha compiuto notevoli passi indietro. Nei primi mesi di regular season si è vista una versione esasperata del Luca Ball, con Doncic a monopolizzare l'attacco e a collezionare numeri altisonanti, e gli altri ad aspettare i suoi scarichi, spesso non convertiti in canestri. La crescente frustrazione dello sloveno, impegnato a prendersela con chiunque e apparso a lunghi tratti un corpo estraneo al resto del gruppo, ha spinto il front office alla disperata trade che ha portato in Texas Kyrie Irving, sacrificando Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith, uno dei pochi validi difensori in organico. Quell'operazione ha accelerato bruscamente il tracollo. Mentre Doncic e Irving si alternavano i possessi, ammirando le reciproche sfuriate offensive e guardando gli avversari arrivare indisturbati al loro canestro, quella che ormai era una squadra solo di nome sprofondava nei bassi fondi della Western Conference, preparandosi per un'estate ricca di interrogativi. Detroit Pistons, voto 6. Alla vigilia, i Pistons sembravano avere le carte in regola per farsi sentire in zona play-in. A metà dicembre, però, un infortunio alla tibia ha messo fuori causa Cade Cunningham, cambiando radicalmente le prospettive della squadra. Senza il suo leader, Detroit, che comunque era partita male, è sprofondata rapidamente, rivolgendo presto i suoi pensieri alla prossima stagione. Questo 2022-23 è comunque servito per sviluppare tanti giovani del roster, sperando che qualcuno di loro torni utile nella costruzione di un gruppo competitivo. I due rookie, Jaden Ivey e Jalen Duren, hanno dato segnali incoraggianti in tal senso. Il primo promette di formare con Cunningham un backcourt alquanto intrigante, il secondo va a rinfoltire un reparto lunghi che quest'anno è stato martoriato dagli infortuni. A ostacolare Marvin Bagley sono state una distorsione al ginocchio subito in preseason e una frattura alla mano riportata a gennaio, mentre Isaiah Stewart si è fermato a marzo per un problema alla spalla. Nello stesso periodo è finita la stagione di Bojan Bogdanovic, il miglior realizzatore di squadra, messo KO dai fastidi al tendine d'Achille. Aspettando di ritrovare l'organico al completo, coach Dwayne Casey ha concesso spazio alle eterne promesse Killian Hayes e RJ Hampton. La dirigenza ha invece sacrificato Sadiq Bey, probabilmente per non estendergli il contratto, e ha puntato le sue fish su James Wiseman, il cui orizzonte temporale non coincideva con quello dei Golden State Warriors. Houston Rockets, voto 5. L'ultima versione dei Rockets, più che una squadra NBA, è sembrata una formazione AAU, costruita al solo scopo di mettere in mostra i prospetti più talentuosi. Jalen Green, alla sua seconda stagione da professionista, ha raggranellato cifre da All-Star in un gruppo senza ambizioni, che ha gravitato stabilmente nei bassi fondi della Western Conference. A fargli quasi concorrenza, Green ha trovato Kevin Porter Jr., suo partner in crime in un backcourt elettrizzante ma non certo funzionale. Le loro esibizioni offensive e la loro tendenza a dominare il gioco hanno spesso mascherato le vere gemme della squadra, Alperen Şengün e Jabari Smith Jr. Il centro turco ha mostrato comunque ottime qualità, anche se concentrate in una sola metà campo. Smith, terza scelta dello scorso draft, ha offerto sprazzi di quella versatilità attacco-difesa che aveva fatto innamorare gli scout ai tempi di Auburn. Sul piano individuale è stata una buona stagione anche per Kenyon Martin Jr. e per l'altro rookie, Tari Eason, ma la grande quantità di talento presente a roster non ha ancora portato quello che a Houston manca dall'addio di James Harden, ovvero un'identità. Per trovarla, bisognerà sacrificare qualche giovane prospetto e affidarsi alle mani di un nuovo allenatore, con buona pace del volenteroso Stephen Silas. Indiana Pacers, voto 6,5. Gli uomini di coach Rick Carlisle sono stati fra le rivelazioni della prima parte di stagione, che li ha visti stabilmente in zona playoff.
A guidarli è stato soprattutto Tyrese Haliburton, che ha debuttato all'All-Star Game ed è stato uno dei migliori assist della Lega. Ma il grande inizio dei Pacers ha anche altre facce. Quella di Miles Turner, che ha disputato la miglior stagione in carriera nonostante le continue voci di mercato. Quella del rookie Benedict Mathurin, capace di fare la differenza fin dai suoi primi passi nella NBA. E dell'altra matricola Andrew Nembhard, che ha impreziosito la sua stagione d'esordio con dei canestri pesantissimi. Quella del ritrovato Buddy Hield, che sembrava smarrito a Sacramento, e quella di Aaron Nesmith, che ha guadagnato spazio dopo le tante panchine a Boston. Gli infortuni che hanno fermato Haliburton a metà gennaio sono stati uno spartiacque. Senza il suo leader, Indiana si è inabissata e non è stata più in grado di tornare a galla. Questo 2022-23 è stato comunque positivo e incoraggiante in ottica futura. In casa Pacers c'è dell'ottimo materiale su cui lavorare. Orlando Magic, voto 6,5. Complice un avvio disastroso, i Magic non sono mai entrati realmente nella corsa al torneo play-in, ma questo 2022-23 è stato comunque pieno di buone notizie per coach Jamal Mosley. Paolo Banchero, prima scelta assoluta dell'ultimo draft, si è imposto subito tra i leader tecnici ed emotivi della squadra, mostrando una personalità e una maturità piuttosto rare per una matricola. Franz Wagner ha confermato le ottime qualità sfoggiate nel suo anno da rookie, che potrebbero renderlo un pezzo importante di un gruppo competitivo, e anche suo fratello Moritz ha dato un contributo significativo. Markel Fultz, dopo le difficoltà di Philadelphia e i troppi infortuni, sembra finalmente aver trovato la sua dimensione, e come lui Wendell Carter Jr., che i Chicago Bulls hanno scaricato forse con troppa fretta. Chi invece non è ancora uscito dal tunnel è Jonathan Isaac, rientrato dopo 2 anni e mezzo di stop, ma fermatosi nuovamente per una lesione agli adduttori. Specialmente a inizio stagione ha brillato Ball Ball, che ha fatto alzare più di un sopracciglio con la sua combinazione di atletismo e abilità tecniche. Archiviati gli esperimenti Mo Bamba e RJ Hampton, il prossimo passo potrebbe essere uno sfoltimento del reparto guardie, con Jalen Suggs e Cole Anthony che non hanno mai convinto fino in fondo. Aggiustamenti come questo e una buona off-season potrebbero completare la trasformazione di Orlando, da cantiere aperto a squadra da playoff. Portland Trail Blazers, voto 5. Un inizio da 10 vittorie e 4 sconfitte aveva illuso tutti. Il nuovo arrivato Jeremy Grant viaggiava a livelli da All-Star Game, e lo stesso faceva Anthony Simons, uno dei primi candidati al Most Improved Player Award. Shadon Sharp si stava imponendo tra i migliori rookie dell'ultima classe e Damian Lillard era finalmente tornato al suo meglio. Le prestazioni di Dame, che ha chiuso con le migliori cifre in carriera e che ha lasciato ai posteri anche una prova da 71 punti contro Houston, sono state l'unica costante del 2022-23 dei Blazers. Dopo quel grande avvio, gli uomini di coach Chauncey Billups non sono riusciti a vincere più di 3 partite consecutive, sprofondando lentamente fuori dalla zona playoff, fino ad allontanarsi anche dalla corsa ai play-in. L'infortunio che ha messo fuori causa per l'ennesima volta Yusuf Nurkic e le strane operazioni di mercato che hanno rimpiazzato Gary Payton II e Josh Hart con Matisse Thybulle, Cam Reddish e Kevin Knox hanno contribuito senz'altro a questa discontinuità di rendimento, ma ormai è palese come a Portland le opzioni percorribili si stiano esaurendo. Cos'altro si può fare per costruire attorno a Lillard un roster competitivo? San Antonio Spurs, voto 5. Alla vigilia il roster nero-argento sembrava per distacco il peggiore della Lega. La prova del campo ha confermato in pieno l'ipotesi. Dopo un inizio discreto, la truppa di Greg Popovich ha collezionato sconfitte a non finire, mettendone in fila addirittura 16 consecutive tra gennaio e febbraio. Più che risultati, a destare le maggiori preoccupazioni è la totale assenza di carattere, di idee e di talento. Fra i molti giovani del gruppo ce ne sono alcuni interessanti. Keldon Johnson ha raggranellato cifre di tutto rispetto, ma in un contesto perdente. Devin Vassell, Trey Jones, Malachi Branham e Jeremy Sochan hanno mostrato buone qualità, ma sembrano più dei role players che delle potenziali stelle. In Texas sperano che la loro nuova superstar venga offerta dalla Draft Lottery, ma se l'urna del 16 maggio non fosse così generosa, la strada per tornare rispettabili sarebbe ancora lunga e tortuosa. Da qualche stagione a questa parte, con i fasti del passato sempre più lontani, ad aprile ci si pone sempre la stessa domanda. Per Popovich è arrivato il momento dell'addio? Utah Jazz, voto 7. Dopo gli addii di Donovan Mitchell, Rudy Gobert e coach Quinn Snyder, i Jazz sembravano destinati a languire nei bassi fondi della Western Conference, aspettando un assist favorevole della Draft Lottery. Invece, eccoli a lottare per un posto di play-in fino all'ultima settimana di regular season, dando filo da torcere ad avversari molto più quotati alla vigilia. Il gruppo messo a disposizione del nuovo allenatore, l'esordiente Will Hardy, era un curioso mix di giovani, di veterani sul piede di partenza e di giocatori in cerca di riscatto. In quest'ultima categoria rientrava Lauri Markkanen. Dopo 4 anni a Chicago e 1 a Cleveland, il finlandese sembrava una promessa non mantenuta. A Salt Lake City, invece, si è trasformato in una stella, debuttando da titolare all'All-Star Game e candidandosi fortemente al premio di Most Improved Player of the Year. Coach Hardy ha approfittato anche dell'impatto di affidabili veterani come Kelly Olynyk e Jordan Clarkson e dell'ottima stagione da rookie del centro Walker Kessler, arrivato fra le contropartite della trade Gobert insieme a una miriade di scelte future. È andata in crescendo la prima avventura NBA di Simone Fontecchio, che ha guadagnato spazio con il passare dei mesi, mentre è stata una mezza delusione l'innesto di Colin Sexton, arrivato da Cleveland nell'affare Mitchell. Considerati i buoni risultati presenti e le rosee prospettive future, comunque, il nuovo corso dei Jazz è partito decisamente con il piede giusto. Washington Wizards, voto 5. Quella di coach Wes Unseld era costruita per essere una squadra mediocre e le attese sono state rispettate in pieno.
Washington è rimasta costantemente sulla soglia della zona play-in, senza mai entrarci del tutto, e ha abbandonato la corsa senza opporre troppa resistenza. La notizia migliore di questo 2022-23 è il pieno recupero di Kristaps Porzingis, che in termini numerici ha disputato la miglior stagione in carriera. Idem dicasi per Kyle Kuzma, che in un'altra epoca si sarebbe probabilmente guadagnato l'All-Star Game. Kuzma e Porzingis hanno in comune il contratto in scadenza, che costringerà gli Wizards a scelte importanti. Un problema che non riguarda Bradley Beal, reduce da una faraonica estensione contrattuale, ma sempre più un corpo estraneo alla squadra. Il vero cruccio nella capitale è però la mancata crescita dei più giovani. Salutato senza troppi rimpianti Rui Hachimura, sembra evidente che anche i vari Danny Avdia, Corey Kispert, Johnny Davis e Daniel Gafford non andranno mai oltre un certo livello. E così anche quest'anno, Washington si trova al centro del guado, troppo indietro per competere, troppo avanti per ricostruire. Queste erano le pagelle delle 10 franchigie escluse dal torneo play-in. Nei commenti fateci sapere le vostre impressioni e i vostri voti. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.